Ma cominciamo subito a dare un'occhiata alla nuova classifica della settimana, elaborata come sempre dalla Macno, grazie alle risposte che i giovani dai 14 ai 20 anni hanno dato alla nostra consueta prima domanda, che è: qual è il personaggio che negli ultimi 7 giorni vi ha colpito di più? Come sarà questo 1994? Cominceremo a saperlo tra poco, tra un'ora e mezza, quando alle 20:30 Scalfaro si rivolgerà agli italiani nel messaggio di fine anno e certo dirà qualcosa sulle prossime elezioni politiche. Benvenuti al TG3. Baghdad in questo momento è sotto il fuoco di missili, dei missili e delle bombe, un intenso bombardamento ricominciato proprio poco fa. Sarebbe stato colpito anche un mercato, ecco, state vedendo in questo momento le immagini. Buonasera a tutti da primo piano. Dunque, si è concluso poco fa il vertice dell'Unione Europea sull'Iraq. Sono entrata in questo giornale come redattrice quando ero giovane e per 7 anni ne sono stata anche il direttore. Vivere senza il TG3 non sarà facile. Eccomi qua, sono Bianca Berlinguer e forse mi conoscete per avermi visto in passato sempre su questa rete, seduta davanti a una scrivania oppure in piedi, però sempre davanti a una scrivania, ma a tarda ora, intorno alla mezzanotte. Bianca Berlinguer, buonanotte, grazie di essere venuta a trovare i ragazzi della generazione Z, che sono poi la generazione di tua figlia Giulia, certo, che è nata nel 98, quindi 98. Sono loro, assolutamente. Sì. Si vede che sono giovani. Ragazzi, sì, avete visto tutte queste immagini bellissime di Bianca nel suo ruolo di giornalista, come la conoscete. Noi questa notte cerchiamo, attraverso le loro domande, di conoscere un po' quella che è stata l'adolescente Bianca. A parte che, voglio dire, è passato guarda, passato che bella, molto tempo. Bellissima, ragazzi, guardate. Sì, ma qui che non bella. Era adolescente. Non era adolescente, ma sei bella sempre. Allora, che adolescente era Bianca? Guardate un po', la prima domanda. Un adolescente più lenta o più rock? Ma direi più lenta in qualche modo, nel senso che io ho avuto tutte le mie ribellioni, come tutti i ragazzi, probabilmente anche anticipate rispetto ai nostri figli, perché allora si cominciava verso i 14 anni, però vero. A un certo punto finivano. Sì, cioè, invece vedo che, come dire, spesso l'adolescenza si prolunga in qualche modo anche rispetto alle contestazioni familiari, però sono sempre stata una ribelle giudiziosa, ecco, non sono mai andata oltre. In che senso? Cioè, raccontaci. Beh, intanto io sono stata molto responsabilizzata fin da piccola, perché sono la prima di 4 fratelli, certo, questo è molto contato. Sapete, suo papà era Enrico Berlinguer, un grande protagonista. Eccolo, guarda, ragazzi, io vi chiedo un applauso, perché è veramente un grande protagonista della storia di questo paese. Allora, io lo dico anche perché io mi sono laureata con Paolo Spriano. Ah, quindi figurati, storico del Partito Comunista. Del Partito Comunista. E quindi, però, guardate che occhi bellissimi e soprattutto che figura importante per questo nostro paese Italia. E quindi, allora, sai, un papà così, da una parte, è la primogenita di 4 figli. Da una parte intanto venivo da una famiglia che era una famiglia dove esistevano le regole, andavano rispettate, perché non è che si potesse assolutamente fare quello che ci pareva, no. Però era poi anche una famiglia per certi versi aperta, cioè a tutta una serie anche di cose nuove che arrivavano in quegli anni, no? Di stimoli, di indicazioni, di partecipazione. E quindi poi io sono stata, sì, anche una, non so, che magari da adolescente litigava con i genitori e se ne andava di casa per 3 giorni, ma a casa dell'amica, ecco, non è che facessi delle cose proprio rivoluzionarie in questo senso. E quindi quando dico sempre ribelle, ma moderata. Moderata. Quando ti è venuta l'idea di fare la giornalista? Guarda, l'idea di fare la giornalista mi è venuta alla fine del liceo, nel senso presto, che prima io non ci avevo assolutamente pensato, non era affatto una passione che coltivavo dall'adolescenza, non sapevo assolutamente che cosa avrei fatto durante il liceo classico, nel senso che, come capita forse a tanti di noi e anche ai ragazzi di oggi, spesso capita, a loro ma anche a noi capitava uguale, cioè mia figlia quando faceva il liceo mi diceva: mamma, io non ho idea di che cosa vorrò fare dopo. Io dicevo: beh, non ti preoccupare, perché a un certo punto speriamo che tu in qualche modo lo capisci. Tua figlia ha scelto economia, mia figlia ha scelto la strada, cioè ha scelto una strada proprio che con quella dei genitori non c'entra assolutamente niente, per dire che poi, perché lei è stata sempre molto brava in matematica,
Io sono sempre stata un pure disastro. Pure io, assolutamente negata. Infatti, proprio negata completamente. E quindi dico sempre che poi i nostri figli hanno la loro identità, che è per fortuna anche molto molto diversa dalla nostra. Senti, quando hai detto a tuo padre faccio la giornalista, papà che cosa ha detto? Beh, non è che fosse contentissimo, così contento, diciamo, che avessi scelto di fare la giornalista, nel senso che insomma è sempre stato un po' contrastato il rapporto tra la politica e anche se allora era tutto diverso naturalmente, no? C'erano tutte le televisioni, non c'erano gli online. Dove hai cominciato? Io ho cominciato all'inizio, pensa, proprio inizio, in una rivista del mondo cattolico che si chiamava Adista. Importante, un'importante sì, rivista. Pensa che io ho scritto anche su Com Nuovi Tempi. Infatti. Le riviste, cioè loro ovviamente non sanno neanche cos'è. Parliamo diciamo riviste del mondo cattolico in fermento dopo il Concilio Vaticano II, ecco, per dire, poi glielo spieghiamo un'altra volta. Perché è un'occasione che mi è capitata così, però è importante perché comunque mi mandavano a seguire conferenze stampa, cose, e poi da là? Poi Il Messaggero per un periodo. Poi il caso ha voluto, perché appunto io quando ho cominciato a pensare di fare la giornalista non immaginavo la televisione, immaginavo i giornali. I giornali, certo. Calcoliamo che allora... Ma all'epoca non si immaginava, assolutamente. No, poi non esisteva l'online, non esistevano i computer, non esisteva. Si scriveva ancora all'inizio proprio con la macchina da scrivere. Con la macchina da scrivere, certo. Poi il caso ha voluto, a un certo punto incontrassi Minoli, quando mio padre era morto a pochi mesi, e che voleva rinnovare la sua redazione, cioè voleva quattro ragazzi, che mi ha chiesto se ero interessata a lavorare con lui, figurati. Corro, e questa è stata una grandissima fortuna per me, perché tra l'altro ho potuto, come ho detto spesso, fare quella gavetta, vera gavetta, che oggi purtroppo per i giovani di oggi, anche che cominciano a fare molto il nostro difficile lavoro, non è più possibile, perché noi abbiamo passato ore e ore al montaggio, ci è stato insegnato proprio nei dettagli come si facevano le riprese, in che modo, cosa bisognava privilegiare, se volevamo un tipo di racconto oppure un altro, quindi è stata una scuola veramente molto molto importante. Vogliamo vedere la prima puntata di Carta Bianca, la primissima in assoluto, edizione pomeridiana, ci stai? Come no? Bianca Berlinguer, Carta Bianca. Oggi invece cominciamo una nuova avventura, tutt'altro che facile ma appassionante, raccontare giorno per giorno, mezz'ora prima del TG3, quello che ci accade intorno. Sono un po' emozionata perché sono lì scolpiti proprio da lei. No. Ah, vabbè, non esageriamo. Sarebbe troppo comodo vantarmi, ecco, anche se li so fare. Questo è un artigiano di Erto, di 86 anni. Fervente ammiratore di lei e prima ancora di suo padre. Allora, Carl Furlan le offre questo omaggio. Grazie. Allora, i nuovi provvedimenti varati il 1° maggio dal Consiglio dei Ministri fanno discutere, come sapete, maggioranza e opposizione. Bellissima! Prima puntata e poi abbiamo visto Mauro Corona. Sì, Mauro che è arrivato Corona con il Croce e delizia, no? Tua. Croce e delizia. Mi sembra un termine, un termine molto, molto azzeccato. Sì. Però lui è molto simpatico, secondo me ti vuole veramente bene. Ma sì, anch'io gli voglio bene, ormai collaboriamo da tanti anni. E poi gli riconosco comunque, è stato scoperto per caso, per è stata caso veramente quando facevamo il quotidiano. Uno dei miei autori ha detto, ma dai, proviamo a invitare Mauro Corona, e lo mettemmo la prima volta con Mario Tozzi, per parlare di natura. E dal primo momento, nonostante io non fossi favorevolissima all'inizio, ho detto, vabbè, proviamo, mi ha subito colpito, perché ho visto che aveva insomma questa brillantezza, queste trovate che non ti aspettavi, questo modo di raccontare le cose. Poi l'abbiamo invitato un'altra volta, sempre nel quotidiano, e quando abbiamo cominciato il settimanale, perché poi sono state due partenze contemporanee lo stesso anno, e ho detto, ma sai che? Dico, secondo me proviamo a metterlo anche in prima serata. Sai, la prima serata è molto più diversa, impegnativa, perché e invece è andato hai bene. Tantissima concorrenza, devi fare una cosa, diciamo, molto più divulgativa. E invece ha cominciato soprattutto questo rapporto tra me e lui, diciamo, che vivace, può essere idilliaco, ma anche molto contrastato. A funzionare molto e a creare anche un grande affetto da parte del nostro pubblico. Senti, io ho una curiosità, poi passo ai ragazzi e poi a tante altre cose. Ma secondo te che cosa viene fuori di Bianca Berlinguer, donna rigorosa, molto preparata, molto seria, in
trasmissioni, diciamo, di prima serata come quelle, che sono trasmissioni di informazione, ma con te riescono a prendere una piega anche molto pop. Cioè, quale elemento del tuo carattere, che all'apparenza non si vede, diventa dominante? Beh, anche la leggerezza, che chiaramente fa parte del mio carattere, sempre c'è stata e che mi diverte anche a secondare, e che anche io ho scoperto, o almeno dal punto di vista della televisione, perché poi nella vita sapevo che c'era sempre stata, quando sono passata dal telegiornale alla trasmissione, perché il telegiornale comunque ti impone molto di più di rispettare una certa gabbia, un certo percorso, perché sei comunque tenuto a dare le notizie in un certo modo, devi durare invece mezz'ora. Invece ti sei sentita più libera? Però. All'inizio io non ci credevo quasi per niente a questa scommessa di carta bianca, vinta, soprattutto totalmente. A quella quotidiana, quella che mi aveva proposto l'allora direttore generale Campo Dall'Orto, perché dicevo, ma le 18 e 25, ma chi vuoi che si metta invece, a seguire l'informazione? E lui mi disse, guarda, io sono sicuro che andrà bene, comunque se non dovesse andare bene ne riparleremo tra 3 mesi. Invece, e devo dire che aveva ragione lui, sì. Ma c'è una, ecco, ripeto, a vederti così, donna, tutta ad un pezzo, no? C'è invece una follia che hai fatto nella tua vita, dico di ragazza. Vabbè, ma ne avrò fatte ma tante. La prima che certo. ti viene in mente. Beh, ma ne una ho follia fatto. Per amore, oppure invece, non lo so, un viaggio pazzesco. Beh, ho fatto on the road. Beh, ho fatto viaggi on the road, sicuramente li ho fatti, ne ho fatti uno per esempio subito dopo la maturità in Grecia con due mie amiche del cuore in macchina, tra l'altro, sai, allora non c'erano i telefonini. Ma ci sono quindi delle foto? Sì, però viaggio? Non ce l'ho qui. Non ce l'hai? No, non ce l'ho qui. E mi ricordo che lo dissi ai miei e mia madre disse, vabbè, me lo aspettavo, dai, che me l'avresti chiesto. Poi mia madre era una donna molto, cioè si preoccupava solo di alcune cose importanti, ma non era una, avendo anche 4 figli, non una era, che poi ci ha lasciato, ecco, cioè, non era una, l'ho conosciuta tua, una madre ansiosa, infatti, quindi in questo ci ha lasciato molta libertà da questo punto di vista. Ma c'è qualche rimpianto, per esempio, nella tua vita? Beh, qualcosa che avresti voluto chi fare? Non ha fatto? Sì. No, il primo che ti viene in mente sempre. Allora, sicuramente c'è, però io cerco di non pensarci, e perché penso che una volta che, come dire, la cosa è fatta, è fatta. Esattamente. È inutile vivere pensando avrei potuto fare così, avrei dovuto fare in quel modo. No, cerco sempre di guardare avanti. La canzone senso. D'amore è Baglioni o Battisti? Battisti, ma anche Baglioni, perché comunque il piccolo grande amore, diciamo, piccolo, ha segnato amore tutta la nostra adolescenza, non possiamo dimenticarcelo. Bellissimo. E ancora, allora, ogni tanto lo risento. Lo risenti? Che ci ricordano la nostra giovinezza. Tanto stretta al punto che ti immaginavi. Ti immaginavo tutto. Allora, Isola Deserta, vediamo un po' e poi passiamo ai ragazzi. Con chi andrebbe sull'Isola Deserta? Bianca Berlinguer. Allora, vediamo un po'. Oddio. Insomma, di questi tecnici, c'è Mauro Corona, te l'ho fatto trovare. Beh, Mauro Corona, cioè, praticamente in equivoco, sicuramente con Mauro, vabbè, Corona. Macron, allora, con Floris, tempi, no. Con Floris no. Con Macron neanche. No. Ti resta sicuramente Mauro con Corona. Mauro Corona. Sarà sì. molto contento. Sarà molto contento, non sarà facile. Non sarà facile perché tu, lui va sulle montagne e tu lo porti sull'isola. Sì, no, lui infatti non ci verrebbe. Non ci verrebbe. Lui dice sempre, lei è marittima, ma io sono montanaro. Montanaro, certo. Lui ma non lascia mai le sue qui, montagne. Perché io ho anche un altro cartello. Un'altra isola, no, una cena tra amiche. Guarda un po' chi ti abbiamo preparato. Non sono io, sono i ragazzi che vogliono sapere con chi andresti a cena. Allora, ma vediamo, guarda, chi c'è? Sono 3 persone, 3 giornaliste. Ah, guarda, c'è Barbara Palombelli, sì, Lili Lucia Annunziata e Lili Gruber. Lucia Annunziata. Io ho buonissimi rapporti con tutte e tre. Però me ne devi dire una. Forse Lucia Annunziata, perché tra le tre sono più amica di Lucia Annunziata. Lucia Annunziata, anch'io, sì. Quindi andiamo insieme. Benissimo. Lucia. Cioè, c'è un rapporto, donna, diciamo, più di amicizia e più privato con Lucia. Donna quindi meravigliosa, guarda, veramente. Tu pensa che una volta, ragazzi, ve lo dico, io tanti anni fa facevo un programma pomeridiano su Rai 2, però mi piaceva, come adesso, insomma, vestire in maniera molto sgargiante, eccetera. Lei mi telefona un giorno e mi disse, hai sbagliato tutto. Come hai sbagliato tutto? In che senso? Sì, dice, dovresti farti un guardaroba di vestiti tutti neri, perché tu sei brava, ma se continui a mostrarti così, non va bene, tutta vestita di nero. Vabbè, dico, che faccio? Mi compro una tunica? Sì, possibilmente nero, senza trucco e con gli occhiali. E allora poi sono passati degli anni, l'ho ritrovata di recente, la sento spesso, ma l'ho ritrovata di recente con gli occhiali. Ci hai visto e seguito il mio consiglio? No, è che mi è calata la vista, assolutamente. È così, eh? Ma sai
sai che è stata anche mio direttore, perché lei è stata direttore del TG3. Del TG3, vero. Per due anni. È stato un grande direttore. Direttore nel 94, mi pare, vero? Nel 94, sì. Mi ricordo. Guarda, mi ricordo ancora i titoli di Lucia, perché una delle prime interviste fu a Romiti. E mi ricordo ancora il titolo del TG3. Romiti, una delle primissime ci mandò Federica Sciarelli. Poi D'Alema e Romiti me li ricordo, questi due titoli così. Allora, Isola Deserta, Cena con le signore, l'abbiamo risolta, abbiamo detto che andiamo con Lucia. Adesso passiamo alle domande dei ragazzi e partiamo da Andrea. Tuo padre, Enrico Berlinguer, ha fatto la storia del nostro paese, ma che rapporto avevi con lui? L'ha già detto un po', però... Ma io avevo il rapporto, sai, di che tanti figli hanno con i loro genitori, perché poi capisco che visto all'esterno, però per me era mio padre, quindi anche con tutte le discussioni, con tutti gli affetti, con tutto il rapporto che c'è tra un padre e una figlia, purtroppo anche con un padre che se n'è andato quando io avevo 24 anni. Era un rapporto anche molto franco, molto diretto, dove ci sono state anche naturalmente, tra l'altro a casa nostra c'era questa abitudine che è stata sempre rispettata, che tutte le volte che papà poteva, all'ora di pranzo, tardi, intorno alle 2:30, però tornava e noi avevamo sempre l'abitudine di stare tutti insieme per quell'ora, ora e mezza, e che diventava sempre un momento di grande discussione, perché calcola, noi eravamo tre figli adolescenti, tutti uno molto vicino all'altro. Poi c'era un'altra sorella che era arrivata molto più piccola, quindi è stata una casa, la mia, molto partecipata, piena di amici, piena di gente, piena come erano, diciamo, come dire, le famiglie numerose di allora che riempivano la casa di amici. E mio padre, come ha detto una volta proprio in un'intervista con Giovanni Minoli, quando gli ho detto ma che rapporto ha con i suoi figli, ha detto io cerco sempre di essere comprensivo. Comprensivo, cosa bellissimo. Vera, perché lui è stato un padre anche molto dolce, molto tenero, quando eravamo piccoli, molto accudente, molto materno in qualche modo, no? Lavarsi subito le mani, cambiarsi la maglietta dopo il bagno, cambiarsi il costume perché sennò ti faceva male, non mangiare, se non fare il bagno se avevi mangiato qualche cosa, sai? Allora si pensava, certo, che non si potesse assolutamente entrare in acqua. Insomma, pieno anche di questi attenzioni, che ci ha fatto fare anche delle cose molto, scalare le montagne, lo zoo, cioè tutte le cose che piacevano molto ai bambini. Padre, insomma, molto padre. Sì, molto giocoso in questo senso. Si vede, anche. Guarda che bello, guarda che occhi. Allora, Maria Vittoria. Sei un eccellente giornalista e anche capace di leggerezza. Hai mai pensato di condurre un programma di intrattenimento come Domenica In o Ballando? Ah, però, questo è divertente. Allora, Ballando non credo sarei capace, ma è un programma che a me piace moltissimo e che io seguo appena posso, perché intanto io da bambina volevo fare la ballerina di danza classica. Bello, bellissimo. Quindi amo tantissimo vedere la danza, sia classica che moderna, cioè mi piace proprio. È ma un te programma... l'hanno proposto di partecipare a Ballando? Sì. No. Mai? Mai, ma no, davvero? No, poi non lo farei. Non lo faresti mai, non lo potresti fare. Ma non lo farei perché comunque credo che non ci debba essere anche una sovrapposizione. No, certo. Cioè, perlomeno per me, poi non ho niente, per carità. Ci sono state giornaliste bravissime come Luisella Costamagna, certo, che ci hanno partecipato. È vero. E poi secondo me queste cose vanno fatte forse quando si è un po' più giovani, almeno io la vedo così, cioè sai, a ore e ore di allenamento. E però fare un programma di intrattenimento, ti dico che più invecchio e più penso, ma sai che mi dispiacerebbe per niente? Noi siamo boomers, lasciare, diciamo, perché diciamo così, perché speriamo sempre che ci dicano ma no, non è vero, no, però è vero. Siamo boomers, no, ragazzi, però lasciare per un po' la politica, che siamo antenati, no, vabbè, però insomma, no, però magari da giovane non ci avrei pensato, invece adesso lasciare un po' la politica e occuparmi solo di intrattenimento ti non mi dispiacerebbe. Bene, non mi quindi dispiacerebbe. No, Domenica In no, per carità, c'è la grande mala, certo, sì, un programma di intrattenimento le piacerebbe. Hai trovato anche la notizia, guarda, Maria Vittoria. Martina. A proposito di giornalismo, quale consiglio può dare a chi tra i ragazzi volesse intraprendere questa professione? Che è una professione difficilissima. Dobbiamo dire che purtroppo per loro tutto è molto più difficile di quanto non lo sia stato per noi. Quindi anche naturalmente il giornalismo, perché questo il loro mondo è diciamo più complicato. E sicuramente io quello che dico è che se uno comunque
ha una grande passione, come sicuramente l'ho avuta io e come insomma tantissime persone conosco, non ci deve rinunciare e deve cercare in tutti i modi di perseguirla, perché tanto è tutto difficile. Tutto difficile. Quindi non è che accontentandoti o ripiegando. È un mestiere complicato, un mestiere un po', secondo me, che ha perso. Però ci vuole molta curiosità, molto desiderio di conoscere le cose, anche insomma inventiva, capacità poi anche di lavoro piuttosto, ma questo credo in tutte le professioni, no? Non solo nel mondo giornalistico. E però certo che io lo considero un bellissimo lavoro. Quindi vai tranquillo, puoi farlo. Soprattutto devo dire, perché adesso poi lavoro quasi solo esclusivamente in studio da tantissimi anni, ma in realtà la parte più bella fuori, è stato quando lavoravo proprio sul campo. Anche secondo me, con le scarpe, sul marciapiede, quello è. A raccontare quello che succedeva ogni giorno, E lì che trovate le notizie. Sì. Domani, se farai la giornalista, basta uscire e raccontare, guardare, essere fedeli nella trascrizione di quello che vedi. Gaia. Prima hai raccontato che tua figlia Giulia ha preso una strada professionale diversa dalla tua perché si è iscritta a economia. Sì. Ma è mai capitato che lei ti esprimesse l'intenzione di seguire invece le tue orme e diventare anche lei giornalista? E come hai oppure avresti reagito? Allora, non è mai capitato. Fin dall'inizio è stata molto chiara, cioè ha detto che lei non aveva alcun interesse a seguire né la professione della madre né la professione del padre, che aveva tutti altri interessi. E... che è Luigi Manconi, ve lo dico, il papà è parlamentare. E quando comunque poi mi ha detto, mamma, io ho deciso di studiare economia, io devo dirti, ne sono stata molto contenta. Fatto molto bene, perché tra l'altro... perché è stata proprio una sua scelta, cioè nessuno l'ha condizionata. Tra l'altro si sta per laureare. Laureare, a settembre si laureerà. Benissimo. E questo però mi ha fatto piacere, perché penso che poi alla fine anche i figli che riconoscono subito la propria strada, indipendentemente da quella dei genitori, vuol dire che sono convinti di percorrere quel sentiero. Quella. No? Allora, Riccardo, e poi ci salutiamo. Prego. Hai avuto una carriera con tantissimi successi, mentre invece di rimpianti abbiamo detto che non se ne parla molto. Mentre invece se dovesse elencarne qualcuno, sia nella vita privata o appunto nella carriera, quale sarebbe? Niente, noi proprio insistiamo. No, però il rimpianto, se ce l'ho, ce l'ho più privatamente che vabbè, riguarda... ce lo devi dire uno, dai. Beh, sai, magari anche delle... Un altro figlio. Allora, un altro figlio, l'ho già detto un'altra volta, è un grandissimo rimpianto. Questo è io lo considero un grave errore essermi fermata. Tu pensi, lei è figlia unica, mia madre è figlia unica. Ecco, e questo è stato, è sicuramente un rimpianto che ho e a cui penso spesso, ma ormai è irrecuperabile. Perché ci penserà Giulia, mi sono proprio detta, me lo auguro, mi sono proprio detta che gravissimo errore che ho fatto a non fare la seconda figlia. Infatti quando gli dico a Giulia, Giulia appena possibile, mamma vuole diventare nonna, e mi dice, mamma stai scherzando, me la stai tirando? Dice, così mi dice, sono ancora, non ci penso per niente, beh, c'ho 24 anni, cioè tu me la stai tirando, poi vedremo, dopo i 30 vedremo. Sì, ma ha perfettamente ragione. Allora, grazie davvero, Bianca, grazie a voi di essere stata con noi, per noi veramente un regalo. Grazie a voi per avermi chiamato. Insieme a loro, noi poi vediamo le trasmissioni e vediamo assolutamente spesso la tua, quindi è stato veramente un grande piacere. Davvero, grazie.